sono Letizia, io sono Gabriella Bonacchi, non sono una giornalista, però vi racconto solo a modo di introduzione che noi abbiamo la Fondazione Basso ha una vasta collezione di quotidiani dal Settecento in poi, anche antichi, molto importanti, perché Lelio Basso era convinto che anche i militanti di base, i militanti socialisti o comunisti, avessero il diritto di entrare in contatto con le cose più preziose, come la stampa dell'epoca. Siccome, a suo parere, la stampa, la civiltà della stampa, era una delle cose più importanti per la formazione dell'Europa, degli europei, a partire appunto dal Settecento, che è poi il secolo dopo la Rivoluzione francese, in cui e gli inglesi e l'Inghilterra e lo sviluppo inglese, in cui c'è proprio questa fioritura. E noi abbiamo fatto anche una mostra a suo tempo, finanziata dal Ministero della Pubblica Istruzione, una mostra proprio sulla stampa europea, dalla Rivoluzione francese fino, insomma, di fine secolo, no? Fino all'Ottocento, fino alla Prima Guerra Mondiale, che appunto che abbiamo organizzato sulla base della rivisitazione delle importanti collezioni che noi abbiamo, anche alcune molto preziose e rare. E quindi, diciamo, questa una volta abbiamo invitato, anche per parlare di altre cose, tipo l'Europa, abbiamo invitato Jürgen Habermas, che naturalmente era estraniato, cioè essendo lui la persona, il filosofo che più ha messo in risalto l'importanza della sfera pubblica, no? Dell'opinione pubblica basata sugli scambi dell'informazione, libri, giornali, informazione scritta e orale, ma anche molto scritta, che sono due cose diverse. E lui è venuto a parlare qui in questa saletta e ha illustrato perché e per come anche per lui era stato così importante questa riflessione di lungo periodo, di lungo raggio sulla stampa. Io credo che oggi la stampa sia nel mirino, no? Nell'occhio violento di tutti coloro che ritengono necessario ribellarsi ai criteri cosiddetti dominanti, no? Di più o meno rilevanza, da cui ormai siamo abituati anche a quelli che riguardano la medicina, il corpo, eccetera, fino ovviamente allo scontro politico vero e proprio. Ecco, diciamo, i giornalisti sono comunque nell'occhio del ciclone oggi, l'abbiamo visto con i Novax, no? Cioè sono, diciamo, l'obiettivo dell'odio, no? Dello hate speech, ma anche dell'odio fisico. Sono state trovate testimonianze di progetti proprio molto violenti, per cui questo è un problema più in generale. Ecco, però questo libro di Silvia Garambua e Paola Rizzi mette a fuoco che cosa succede quando a essere nell'occhio del ciclone, nel mirino degli odiatori, è una donna, è una giornalista. Noi lo sappiamo come il rapporto tra le donne e la carta stampata, la scrittura, sia sempre stato un rapporto molto complesso. Da un lato di grande liberazione, libertà espressiva, scrittrici, sono una testimonianza di questo, la possibilità di ricorrere alla parola scritta per dare corpo e voce ai propri pensieri e alla propria realtà, ma nello stesso tempo anche l'enorme costrizione, no? In cui le regole della carta stampata, del giornalismo, in cui le
regole costringono la parola femminile. Io sono convinta che da sempre, non solo adesso, ecco, vieni, da sempre le donne abbiano molto subito questa divaricazione, il senso della divaricazione fra la loro realtà e gli strumenti espressivi a disposizione, orali e scritti, ma soprattutto scritti, perché quelli sono gli strumenti più difficili e più delicati. No? Nello stesso tempo c'è una grande voglia, un desiderio nella storia della scrittura, questo desiderio femminile di prendere in mano la penna e dare corpo e voce ai propri pensieri con la parola scritta. Per cui ho ripreso, mi è ricapitato, poi mi taccio, ma mi è ricapitato tra le mani un fascicolo di Lapis, che era questa rivista che è stata molto importante, che insomma ci ha accompagnato per molti anni e c'è un numero, era edita dalla Tartaruga, non a caso, no? Che Laura ripeti invece. E in un numero del 94 ho trovato un articolo molto interessante di scusate che mi sembra di aver messo, eccolo qua, di Grazia Livi, che non era una sovvertitrice sfegatata, però scrive questo articolo in cui racconta il suo disagio nel sentirsi non sentirsi nel suo posto quando si trovava a scrivere un articolo. E quindi adesso siamo in una situazione molto diversa, perché in parte sono moltiplicati strumenti che abbiamo a disposizione, no? Per poter esprimere con proprietà e con esattezza quello che ci corrisponde. Insomma, non a caso sono passata molta acqua sotto i ponti del simbolico, no? Della dimensione simbolica, per cui abbiamo a disposizione strumenti più utili. Però è molto interessante perché, per esempio, in questo articolo lei scrive che ogni volta che ha finito di scrivere un articolo, lei non si sente mai al suo posto. Lei dice: non sono riuscita a scrivere quello che veramente volevo dire. Ecco, questa situazione di disagio, che in fondo deriva dal fatto che la parola scritta non è un vestito che nasce su misura per le donne, è un vestito che le donne si devono provare a riprovare, mettere su per renderlo adeguato alla loro realtà. E c'è sempre uno scarto, solo che nel frattempo c'è stato un mondo di scrittura femminile che ci ha dato gli strumenti, che ha costruito dei ponti per poter in qualche modo attraversare questo divario. E quindi adesso siamo forse più... Però il mondo che circonda questa scrittura femminile, giornalistico o di altro, è un mondo sempre feroce. Cioè in realtà la parola femminile come parola libera non è accettata, continua ad avere difficoltà, continua ad essere qualche cosa che mette a disagio, che crea scompiglio. E io credo che anche le forme più digitali, no? Di insulto, di tentativo di cancellazione, in realtà non fanno altro che portare in superficie qualche cosa, questa incongruità, no? Tra mondo simbolico e mondo delle donne e parola delle donne, che è stata in qualche modo aiutata e forse non penso risolta, non credo che si possa mai non vedo all'orizzonte una distruzione totale, è stata aiutata dalla scrittura femminile, cioè dal fatto che ci esistono, però come ha scritto Natalia Ginzburg in un
saggio meraviglioso che purtroppo si trova poco, Il Pozzo, non so se l'hai visto. Questo è bellissimo, esatto, 40 anni. Sì, l'ha ripubblicato su Tutte Storie insieme alla risposta che gli ha dato la De Sespedes. Sono un grande, mi pare 48. Sì, perché era proprio bello, però è proprio bella le due facce della femminilità. E questo vi dico ancora, questo secondo me è una delle cose, se ci, ogni volta che ci penso mi vengono i brividi, perché fa venire i brividi per la sincerità e il carattere calzante. Sapete che il figlio, il grande Carlo, grandissimo storico, il nostro grande storico, ha impedito che si ripubblicasse, ma no? Si è opposto ferocemente perché gli sembra, io non so, non gliel'ho chiesto personalmente, ma secondo me perché gli sembra che in qualche modo incrini la cattedrale della madre, cioè questa madre che è lui, in qualche modo sì. C'è una incertezza. Scusate se posso fare un breve, avendolo appunto pubblicato, quello della Lingua, della risposta della De Sespedes. Allora, sono bellissimi tutti e due, da un punto di vista letterario, sono entrambi splendidi. La cosa vera è il senso politico delle due posizione. La posizione della Ginsburg è una posizione, dice, vabbè, purtroppo le donne sul piano pubblico non possono fare niente. Perché? Perché hanno la cattiva abitudine di cadere ogni tanto in un pozzo dove le aspetta la depressione e quindi non sono adatte a fare una vita. A cavalcare la sfera pubblica. La De Sespedes, che cosa le, che invece diciamo aveva un carattere totalmente opposto, che cosa le dice? Carissima, anche a me capita spesso di cadere nel pozzo. È vero che le donne hanno questa cattiva abitudine, però nel pozzo, quando sono in fondo al pozzo, le donne sperimentano la pietà umana, il senso della debolezza e della fragilità, che poi, se quando tornano su, le serve per capire meglio il mondo e quindi forse per essere un po' più utili sulla scena pubblica. Quindi erano due posizioni completamente opposte, per cui la De Sespedes si mostrava molto più, se vogliamo, moderna, molto più, mentre la Ginsburg nel suo modo meraviglioso, però restava dentro, e capisco perché suo figlio dice no. Sì, anche a me sembra assurdo, guai se misurare le parole. E noi, e infatti, con Lia facemmo proprio, dopo averlo pubblicato su Tutte Storie, eravamo quattro, ci chiamavamo le quattro, facevamo un dialogo pubblico chiamando le ragazze, le giovani, a leggere entrambe e poi a discuterne. Comunque questo non c'entra niente. Però non lo so. Era pubblica. Ho pensato di introdurlo perché questo è proprio, come dire, richiama il problema più generale di come la parola femminile sta nella sfera pubblica e va dal, come dire, dal sorrisino, dal combattimento di cui parla la Livi, no? Il direttore che la chiama, no, signorina, signora, eccetera, cioè, va fino. Perché poi lo hate speech ripete gli stereotipi antichi sulla femminilità. Non è che si sia inventato qualche cosa di nuovo, no? Cioè, gli epiteti ingiuriosi sono sempre gli stessi, noiosamente gli stessi, no? Non riescono a inventarsi niente di nuovo. Sempre lì a sottolineare gli aspetti più prurigi
vertiginosi della femminilità. E quindi, però, insomma, qui già abbiamo una carne a fuoco, per cui darei subito la parola anche in ordine alfabetico a Maria Rosa Petruselli, e in parte perché lei ha diretto questa rivista, che è stata molto importante a suo tempo. Magari ci racconti qualcosa. No, adesso parliamo. No, parliamo assolutamente. No, che anni erano? Dunque, questa storia è finita nel 2002, è durata 12 anni, no, quindi no. Dal 90 al 2003. No, allora, io vorrei partire da un'affermazione che fanno le autrici, e che mi ha subito, che l'occhio mi dice caduto subito, perché loro dicono che siamo in un momento in cui, per quanto riguarda le parole d'odio, le tempeste d'odio, lo Zoom bombing, è necessario passare dallo studio sociologico al problema politico, a ciò che significa politicamente. E io concordo assolutamente con questo, con la necessità di questo passaggio. Non dobbiamo semplicemente vedere, studiare, capire, bisogna affrontarlo per quello che è, cioè il problema politico. E anche proprio per le dimensioni che ha acquisito questo fenomeno. E come constata anche il presidente della Fondazione Murialdi, Vittorio Roidi, credo che si dica Roidi, no? Lui dice che i casi aumentano moltissimo, stanno aumentando, e fa addirittura una graduatoria di chi sono le vittime di queste parole d'odio, tempesta d'odio, e non a caso in prima fila ci sono le donne, che però, come dice poi dopo, vedremo una delle intervistate, che però non sono soltanto vittime, cioè anche le donne possono essere, sono a loro volta odiatrici, ecco. Però comunque resta nella graduatoria che fa Roidi, restano solo quelle in prima fila. E tranne, questo l'ho trovato molto interessante, tranne nel 2019, dove vengono superate dai migranti. Anche questo è una cosa. Poi, vabbè, lui elenca la xenofobia, cioè quindi l'odio verso gli stranieri, e poi l'antisemitismo, e poi dice anche, qui parla delle giornaliste e dei giornalisti, che toccano interessi che sono economici e politici, che diciamo, chi tocca questi interessi viene colpito in maniera da con una palese operazione per in qualche modo limitare la loro libertà, ancor prima che di stampa, io direi di espressione. E però non è soltanto questo. L'odio rivolto verso chi tocca interessi politici, oltre che economici, non è rivolto solo ai giornalisti, tant'è che io non lo sapevo, che c'è stato uno Zoom bombing, perché appunto non è soltanto nei blog, è anche negli Zoom, il convegno della Società delle Letterate è stato colpito da Zoom bombing. Io questo non lo sapevo. E allora, le domande che si pone il libro, cioè ci sono tre domande che a me interessano molto e che in qualche modo riassumerei così, e a cui il libro dà anche delle risposte. Allora, la domanda è: quali strumenti abbiamo di contrasto
a questo fenomeno. E poi c'è una domanda specifica che dice: bisogna bloccare i server? E l'altra è: devono combattere soprattutto i maschi? C'è qualcuno che deve combattere più di altri questo fenomeno? La prima linea, insomma. Sì. Vabbè, però allora, detto questo, per dire che cosa subito mi ha colpito di questo libro, però vorrei dire che secondo me ci sono due livelli di lettura. Il primo è il livello dell'informazione, cioè per capire che cosa fare e cosa si è già fatto, per capire se quello che si è già fatto basta o non basta. Cioè, questo libro mi sembra essenziale da questo punto di vista. Cioè, va bene, io non mi reputo una specialista, non ho studiato, non sono una sociologa, non ho studiato il fenomeno, però lo seguo e poi, come dirò, anche mi ha toccato direttamente. Però molte delle informazioni che ho trovato in questo libro io alcune non le sapevo, altre non ne avevo considerato l'importanza. Sono così sistemate in un libro che affronta il problema nel suo complesso, ma è stata chiara l'importanza di alcune cose che si sono già fatte, anche se non altre. Ovviamente, come dicono poi, ecco, quindi questo livello dell'informazione. Poi c'è il livello delle storie di vita, che sono importanti non soltanto perché raccontano delle storie personali, ma perché aiutano a scendere dall'astrazione, cioè il diritto a non essere bombardate da parole d'odio, da tempeste d'odio. Perché certo tutti dicono siamo d'accordo, però quando si passa dall'astrazione alla concretezza di una vita reale, ecco, le parole acquistano un altro peso, un'altra rilevanza. E queste storie sono molto significative. Intanto non pensate che siano tutte uguali, cioè che tutte dicono, sono molto significative anche perché raccontano i casi particolari danno conto di un modo particolare di essere colpite. Si può essere colpite con il body shaming, cioè con degli stereotipi, utilizzando stereotipi negativi che ti tesi a farti vergognare del tuo corpo, oppure addirittura con minacce di morte. No, quindi c'è ogni caso ha un suo perché, cioè non sono storie di vita prese così per esemplificare e basta, ma rendono conto delle diversità di questa strategia, se vogliamo, di questa follia, no? Ecco, quello magari è un discorso complicato, capire dove la strategia sconfina nella follia e viceversa. Allora, cito solo alcune, ad esempio Angela Caponnetto, che si è occupata di navi umanitarie e che racconta, l'ho trovato molto interessante, sollecitata dalle autrici, racconta la differenza fra gli attacchi, perché anche i giornalisti che si occupano di navi umanitarie sono oggetto di discorso di parole d'odio, però c'è una differenza tra gli uomini, come vengono attaccati gli uomini e come vengono attaccate le donne. Lei dice che a un certo punto non reagiva più, cioè
una reazione che appunto ti fa cadere nel pozzo di cui parlava la Ginsburg ed è difficile risalire su. Poi c'è Nunzia Vallini che anche lì c'è una cosa molto interessante. Lei sul giornale di Brescia si è occupata anche di morti sul lavoro. Allora, se il morto sul lavoro è bianco e locale soprattutto, le parole d'odio sono tutte contro i padroni, quei cani dei padroni. Se il morto sul lavoro è nero o comunque straniero, la reazione è uno di meno. Quindi i padroni sono come noi. Il morto sul lavoro è uno di meno. Poi c'è Marianna Aprile, che in cui il suo magnifico neo, io lo trovo molto seduttivo, viene dileggiato come fosse un marchio di infamia. Questo neo diventa il marchio di infamia per gli odiatori serali. Poi, seriali. Poi c'è, vabbè, Marilu Mastrogiovanni, che è stata pesantemente minacciata perché si occupa di inchieste di mafia, e quindi anche lì vale il luogo comune, per cui però veramente molto utilizzato, pesantemente utilizzato da sempre, cioè che non offende l'Italia chi è mafioso, ma chi parla di mafia, perché fa fare brutta figura all'Italia, e quindi non è che fa fare brutta figura il mafioso, ma chi dice che esistono i mafiosi, anche questo. E vabbè, poi c'è Antonella Napoli, che anche lei è focus on Africa, quindi potete immaginare, che chiude addirittura poi il suo profilo social, perché dice una frase che mi ha molto colpito, dice: la contronarrazione non serve. E questo è una cosa. Ed è questa, voglio dirvi, cioè una cosa che è capitata anche a me. Allora, perché le reazioni a queste tempeste d'odio sono le più diverse. C'è appunto chi denuncia e combatte, chi dice la rete che poi si aiuta, e chi invece si deprime e si ritira. Io purtroppo appartengo a quest'ultima categoria, anche se non ne vado molto fiera. Perché? Avevo un blog sul Fatto Quotidiano dove mi occupavo, figuratevi un po', di prostituzione, sessualità, quindi vi lascio immaginare che cosa succedeva. Allora, io all'inizio non rispondevo. E questi hanno delle strategie, cioè ti vogliono a tutti i costi che tu risponda. Ma cosa puoi rispondere a un pregiudizio, come puoi fare, che contronarrazione puoi fare? Insomma, io mi sono depresso e ho detto mi dispiace, basta, anche perché me devo finire in questa maniera, non ho chiuso. Però ripensandoci, non è una cosa di cui sono molto fiera, ecco questa. Allora, sempre Roidi dice anche lì, dice una cosa molto interessante. Dice: questa tempesta d'odio, lui si chiede, e il libro risponde a questa domanda. Dice: è tutta colpa dei social? E ci sono, allora, il libro ha diverse brevi prefazioni, introduzioni, adesso non ricordo come le chiamate, insomma, delle piccole prefazioni. E c'è la Boldrini che parla per l'appunto di una mentalità maschilista radicata, che è quello che scatena, fa aumentare, moltiplica le parole d'odio. E anche Elisa Giomi della Gipcom parla di uno stigma
specifico sul femminile, insomma, che riguarda la condotta sessuale. Cioè questo doppio standard morale, che ciò che per gli uomini è un vanto, per le donne è una vergogna, viene utilizzato a pieni mani. E allora, quando ho letto questa cosa, mi è venuto in mente, come centro alla Sabatini, abbiamo fatto un numero, cioè il primo quaderno di Alma Sabatini, dove Giulia Caminito, che è una giovane scrittrice importante, che quest'anno ha avuto molte lodi, giustamente, ha fatto una ricerca sui dizionari, in particolare anche su Treccani, in cui lei analizza le parole uomo e donna, e ad esempio dice che come viene classificata la parola uomo sui dizionari e come la parola donna, e in particolare quali sono i sinonimi. Beh, il primo sinonimo per la parola donna è puttana, che come sinonimo proprio allora quello che dice la Boldrini, che c'è una mentalità radicata, l'uomo è persona, la donna è puttana, insomma, ecco, e allora è certo che ti chiedi che cosa fare, ancora prima di cosa è stato fatto, per smontare questa bella architettura millenaria che ci portiamo dietro. E qui appunto l'importante, io penso che sia importantissimo il linguaggio. Cioè, per andare oltre la denuncia bisogna affrontare questa storia del linguaggio, degli stereotipi negativi che vivono nel linguaggio, che vengono tramandati attraverso la scuola, attraverso la formazione. È così che si formano i giovani uomini e le giovani donne, pensando gli uni di essere persone e le altre di essere puttane, cioè che e quindi l'importanza del linguaggio, e quindi le autrici giustamente mettono in rilievo l'iniziativa di Giulia, che è questa rete di giornaliste, che insieme al sindacato dei giornalisti ha fatto anche addirittura un come si chiama, il manifesto di Venezia, no? In cui si affrontano il discorso degli stereotipi negativi e del linguaggio. Quindi quelle sono, secondo me, dei momenti di contrasto alle tempeste d'odio molto importanti. Poi l'altro è fare rete, che è una cosa da non minimizzare, cioè non è, non può essere, insomma, minimizzata. Però su questo, appunto, è già stato fatto, sono già state fatte una serie di cose che però in qualche modo sono complicate da far diventare azioni comuni, azioni quotidiane. E il pregio anche di questo libro è che ti dà l'elenco, man mano che parla del problema, e ti dice cosa, ad esempio, ti dice le prese di posizione. Questo è importantissimo, perché anch'io non le sapevo. Sono prese di posizione a livello internazionale e altre a livello nazionale. Queste vengono date, cioè non sapevo che c'era una risoluzione ONU del 2019 sulle molestie online verso le giornaliste, non lo sapevo. C'è un'inchiesta del Consiglio d'Europa del 2017, un rapporto UNESCO del 2020, e poi ci sono tante altre cose a livello nazionale, come la Commissione Segre,
quella soprattutto diciamo contro l'odio, contro l'antisemitismo, del CED del 2019, la commissione Cox fatta, istituita dalla Boldrini, insomma, che non a caso prende il nome da una parlamentare, adesso non ricordo se inglese, che è stata uccisa da un odiatore che ha portato che non ha usato le parole e poi i fatti, insomma, che era... Però ecco, ci sono tutte queste cose, ma le autrici giustamente dicono non basta, perché poi affrontare il discorso della virtualità e quindi le tempeste d'odio virtuali è estremamente complicato, cioè devi sempre, cioè questo passaggio dal reale al dal fatto che queste tempeste d'odio ti fanno cadere nel pozzo a realmente, perché appunto decidi di non scrivere più, di chiudere il blog, di cioè quindi sono tempeste d'odio virtuali che hanno degli effetti realissimi. E quindi cosa fare? È sicuramente importante, loro citano l'aggiornamento dei codici penali al digitale, però anche questo ovviamente non basta. Cioè chiedersi cosa fanno i provider, e c'è un codice di condotta del 2016 tra Commissione Europea e provider che però non è vincolante. Ecco, insomma, io penso che proprio perché ci troviamo in una confusione fra ciò che è virtuale e ciò che è reale, che è, a mio parere, fondamentale proprio la discussione pubblica. E un libro come questo aiuta, è importante proprio per moltiplicare i momenti di discussione pubblica e anche il dibattito culturale a più livelli. Perché, e qui chiudo, cioè la domanda adesso non ricordo, io la so segnata nei miei appunti, c'è una domanda che oggi è alla base di... che non so se l'ha fatta Giulia, tra l'altro c'è una cosa molto interessante, cioè, le autrici citano l'Osservatorio dei diritti fatto tra Giulia e Vox, dove si analizzano le tempeste d'odio durante il Covid, prima fase e seconda fase. Allora, nella prima fase, nella prima ondata di Covid, c'è meno odio. Nella seconda ondata il discredito, soprattutto verso le giornaliste, aumenta terribilmente. E allora la domanda è: dove si forma l'opinione pubblica? Dove? E allora io penso che un libro come questo può aiutare a formarsi un'opinione pubblica più sana di quella che invece purtroppo constatiamo esistere a livello di social, a livello... Bene, grazie. Tra le altre cose mi veniva in mente mentre tu parlavi, a proposito, quali sono i luoghi in cui si formano poi, no, gli stereotipi, le mentalità, come... Mi è capitato di rileggere, però stavo cercando di capire dove l'avessi trovato, la seguente definizione. L'uomo è una creatura che per natura è destinata a partorire. Perché il suo corpo... L'uomo! Perché il problema dell'italiano è che c'è una sola parola, no? Sempre in tedesco c'è Mensch e Mann, no? Cioè Mensch è l'essere umano in generale e Mann è il maschile. Ma l'essere umano si può usare come parola. Sì, esatto, in quel caso forse avrebbe dovuto scrivere l'essere umano e non l'uomo, destinato a partorire. È previsto che l'uomo partorisca. Molto carino.
Bene, adesso darei la parola a Maria Michele. Io forse allenterò un po' la... Dunque, intanto condivido l'idea che questo è un bel libro, innanzitutto perché è di grandissima attualità. Non so se avete visto oggi al telegiornale, per esempio, ci sono stati degli arresti, delle perquisizioni, hanno arrestato una serie di persone che appunto la cosa interessante è che c'era un tipo di organizzazione che educava all'odio e quindi poi a rigettarli nell'hate speech, appunto, nell'odio. Quindi è una questione estremamente attuale. Ed è interessante questo libro, in questo condivido moltissimo quello che diceva anche Maria Rosa, perché è fatto su due piani che si intersecano, anche se io darei una definizione un po' diversa. Da un lato c'è quello dell'informazione, abbastanza completa e molto interessante. Io, peraltro, invece, a differenza di Maria Rosa, poco mi sono occupata di queste questioni, quindi per me è stato estremamente educativo e innovativo. Ma ho trovato molto interessante il fatto che ci facesse entrare nel sentimento, il sentimento attraverso le interviste, ma anche con una questione di grafica, non è più soltanto una questione di delle parole, delle interviste, ma delle immagini di questi post che vengono riprodotti, che sono assolutamente impressionanti nella loro forza. Quindi si entra nella dimensione dell'odio e si entra nello stato della vittima. Quindi in questo senso questo libro dà in maniera concreta questo elemento. Il contenuto ovviamente delle speech viene sviluppato nella sua crescita in qualche modo, perché se la parola d'odio è una parola sempre esistente, cioè così come il sentimento d'odio, ci sono gli aspetti innovativi e gli aspetti innovativi sono legati moltissimo alle nuove tecnologie e anche agli sviluppi dell'informatica. E quindi il passaggio dalla semplice parola d'odio al zoom bombing o al shitstorm per arrivare al revenge porn sono tutti elementi che vengono, che maturano insieme alle tecnologie. Faccio un esempio. Cioè, revenge porn era impossibile. Cioè, no, appunto, perché? Perché ma anche lo zoom bombing avviene perché ci sono queste chambers, queste camere dell'odio, dove, che appunto sono quelle che hanno arrestato oggi, cioè questi... dove in questo spazio virtuale si ritrovano le persone per poi mirare verso una giornalista designata. Quindi già questo è un elemento. E a maggior ragione il revenge porn, perché il revenge porn usa lì, secondo me anche nel revenge porn si passa a livello si arma l'odio, e lo si arma come? Mettendo anche l'immagine. E l'immagine non è sempre un'immagine reale, sì, certo c'è l'immagine, intanto c'è l'immagine rubata attraverso capacità degli hacker di rubare immagini altrui, ma anche attraverso la falsificazione. Ci sono dei programmi che permettono di denudare la qui presente, Adriana, Gabriella, eccetera. Cioè tu sei vestito e loro ti spogliano e poi dopodiché questa immagine gira. E dico che questo è un livello di crescita sia dell'odio che della tecnologia, della tecnologia che arma. Perché arma? Perché è da questo che la vittima in qualche modo passa in una dimensione reale, non è più soltanto una depressione da cui si può riprendere chiudendo il computer, eccetera, ma entra in uno stato di vergogna e quindi ci sono stati molti suicidi, per dire. E
questa crescita, questo sviluppo in questo libro è abbastanza ben chiaro. Trovo poi che l'interesse, che questo libro ha delle questioni. Una prima questione è appunto il fatto che si tratta non soltanto di un fatto nuovo, ma di un fatto che può diventare reato. E allora, se può diventare reato, qui si apre la questione: che cosa vuol dire? Lo si punisce, non lo si punisce, come, qual è la distanza tra la libertà di parola e un'espressione che diventa invece violenza reale, perché c'è la correlazione per l'appunto tra la violenza verbale e la violenza reale. Dentro questa correlazione si sviluppa qualcosa che possiamo chiamare reato. Possiamo chiamarlo, ma con tutta la difficoltà nel dire questa cosa, che siamo tutti ben coscienti di che cosa vuol dire limitare la parola. Quindi è una prima questione che anzi io proporrei alle autrici di dire che cosa loro pensano di questo. L'altro problema che si sviluppa riguarda per l'appunto nasce da un elemento, adesso per arrivare alla tematica, parlo prima della questione che c'è nel libro, e cioè i soggetti che sono interessati, lo diceva pure prima Maria Rosa, i soggetti interessati dal hate speech sono in primo luogo le donne, i giornalisti, se poi sono donne i giornalisti, dicevo, non so come va a finire. Poi ci sono i musulmani, poi gli ebrei, gli omosessuali e i disabili. Allora, questo elenco a me ha suscitato una reazione di incredulità, ma che poi invece mi ha fatto molto riflettere. Mi sono detta, intanto va bene, donne, giornalisti, primo posto, e ha spiegato benissimo Maria Rosa, gli ebrei sono in diminuzione, l'antisemitismo è in diminuzione, mentre invece in crescita fino a un certo punto. È un po' in diminuzione, è cresciuto invece i musulmani, perché chiaramente non è semplicemente per la religione, ma perché noi al centro del Mediterraneo per musulmani intendiamo anche gli immigrati, e quindi c'è una coincidenza. Gli omosessuali sono bassi invece come livello di odio, e questa cosa è in qualche modo un po' sorprendente. Però voglio dire, per esempio, in America questa cosa ha creato il caso di Dave Chappelle, che se la prende, che dice: ma com'è che gli omosessuali subito hanno avuto tutto quello che vogliono e i neri dopo 100 anni sono ancora discriminati, eccetera. Ma la cosa che a me mi ha sorpreso terribilmente sono i disabili. Perché si odia un disabile? Perché la donna ha paura. Ha paura quello che la disgrazia che può capitare. Io penso che invece questo ci vorrei dare la mia risposta. Non lo so, se questo succede. La parola non c'è dubbio. Però in realtà, secondo me, quello che è interessante da questa classificazione è che esce fuori che nell'odio, che l'odio si manifesta in connessione col disprezzo. E questa è la questione che mi fa capire molte più cose. Mi fa capire appunto perché i disabili si possono essere odiati. Guardate che le cifre sono spaventose, perché nella ricerca, insomma, si aggirano su, mettiamo su 100.000, su 150.000 sono 20.000. Cioè la progressione è sempre questa. Se sono di più, li aumentano. Quindi non è che sono 2 o 3 gli odiati, i disabili, sono tanti. Allora, voglio dire, ma tu ti devi occupare delle donne, però questa, no, adesso sto scherzando. Dico, questo mi ha fatto riflettere molto sul contenuto di disprezzo che c'è nei confronti delle donne.
e appunto, come dicevi, la parola puttana come sinonimo. L'odio è un sentimento, e qui esce il secondo, la seconda grande tematica, cioè dentro questo libro, che è proprio l'odio. Che cos'è, come si sviluppa, che cosa... Io penso che se noi ci domandiamo quando abbiamo odiato, pochissimi di noi riescono a dirlo effettivamente. Io mi ricordo che negli anni 70 noi parlavamo di odio di classe. L'odio di classe era una cosa che scende dai libri, dalla politica. Calabresi è stato un esempio, sì, di odio. Ma io mi ricordo che quando finalmente ho provato un sentimento di odio verso una persona, un professore che insomma, ce l'avevo in termini di classe, mi sono sentita felice perché finalmente capivo questo sentimento, che altrimenti mi era un sentimento estraneo. Allora, però invece l'odio è uno dei sentimenti più antichi che ci sia. E lì ho trovato molto interessante una frase di Nietzsche che dice che parla degli uomini crudeli come arretrati e dice che gli uomini che ora sono crudeli, che devono essere da noi considerati come residui di civiltà precedenti. Quindi in realtà il disprezzo è un disprezzo che nasce dal rifiuto del nuovo, che nasce dal rifiuto del futuro in qualche modo. Viene dal passato e non sa andare avanti. E questo io trovo che sia un filone di discussione, di apertura, non lo so, cioè a me mi ha fatto riflettere questa cosa. Cioè tu dici è una cosa regressiva, no? No, è una cosa regressiva. Mm. E quando si manifesta in maniera così potente, ci deve far riflettere, perché vorrei dire, il secolo scorso ha visto l'odio proprio in questa forma potente come una regressione, si maschera anche di innovazione, che usa le nuove tecnologie, Hitler usava le armi, le nuove, eccetera, eccetera, ma in realtà è un residuo di un sentimento, di un modo vecchio di essere. Modo permanente di essere. Sì, permanente, che non avanza. Anche Marat è un esempio di vittima dell'odio politico, no? Cioè Charlotte Corday sa, tutti lo prendevano in giro perché aveva una forma di gabbia che lo costringeva a fare dei cosiddetti bagni, e di questo si parlava, veniva messo alla berlina per questo motivo. Certamente Charlotte Corday era legata alla rivolta antirivoluzionaria, no? Alla Vandea, però Marat è proprio una vittima dell'odio diffuso dalle gazzette dell'epoca. Una terza questione che fa interessante è quali sono i temi che sviluppano l'odio in questa fase. Allora, qui in questo libro non è considerato il Covid, perché secondo me in questo momento è pazzesco, perché è precedente. No, è proprio nuovo questa cosa. E ti guarda caso con chi serve l'innovazione di un vaccino, peraltro. E sono considerati, citavi anche Maria Rosa, l'immigrazione, la legalità o la criminalità, cioè il caso appunto della giornalista che cita, e lo sport come da sempre. È stato elemento di grandi odi. Quando poi subentra una donna, qui c'era il caso della giornalista, come si chiama? Esposito, alla quale hanno fatto degli striscioni sulla via Cassia. Cioè io non potevo crederci, questo per dire come sono ignorante su questa questione. Sulla criminalità, la povera scherzata del giornale del Sud, Marina Giovanni, è stata costretta a lasciare il suo paese. Cioè, sono cose di una gravità potente.
Va bene, quindi questo adesso io non li ripeto perché li hai detti tu i casi, mi ero segnata anch'io questa come l'Angela Caponetto, la, però questo per, questo episodio che loro raccontano mi sembra troppo che c'è la giornalista della di Sky, Monica Napoli, che ad un certo punto si occupa di migranti e lei va a una conferenza, è stata molto attaccata da Peppe Grillo sul suo sito come giornalista dell'anno, da odiare, eccetera. Ma va a una conferenza stampa con Salvini e quel giorno in Europa viene decretato che i porti della Libia non sono sicuri, che la Libia non è un paese sicuro. C'era il caso della Sea-Watch. E un giornalista interroga Salvini e gli dice, ma questi che dove devono andare? E lui dice, che ritornino in Libia. E la giornalista si alza e dice, ma non è un punto sicuro. Anche di cielo, Salvini l'attacca personalmente, dopodiché succede lo zoom bombing di questa. Quindi i politici sono, quando usano questa arma, sono veramente pericolosi. E... per non parlare di paragone che un politico un giornalista unisce allora qui poi adesso dico soltanto una cosa sulla, sulle risposte su come si risponde ho trovato interessante che ci sono risposte individuali e risposte collettive diciamo istituzionali tra le risposte individuali ci sono quelle che come dice Maria Rosa si chiudono e chi invece risponde a questi odiatori. Ed è interessante che una gran parte di questi, quando si trovano a dialogare direttamente, rinunciano al dialogo, cioè scappano, non sono in grado. A volte chiedono addirittura scusa. Questo è alcuni, perché sono alcuni casi che loro riportano, non è che... certo è che il 57% dicono loro. Dicono delle indagini europee, non fa denuncia, non mette in atto azioni positive, diremmo così. Ho trovato invece nelle tre risposte collettive istituzionali che ha citato già Maria Rosa, perché è inutile che le dico, molto interessante, molto importante, l'Ocse, che include anche la raccomandazione che il mondo dei media sia più voce alle giornaliste in termini quantitativi e qualitativi e anche più spazio nelle news alle donne in modo da offrire una rappresentazione inclusiva e non discriminante della realtà. Perché trovo molto importante questo punto? Perché in realtà, secondo me, l'indice di odio nei confronti delle donne in queste forme è un indice anche di quanto è ancora presente la discriminazione nei confronti delle donne. In realtà gli odiatori pensano, secondo me, che è ancora possibile frenare l'avanzata delle donne. Che vuol dire che l'avanzata delle donne in questo paese è andata quasi lentissimo, lo sappiamo benissimo. Io nella mia vita ho avuto discriminazioni continue sul lavoro, cioè quando mi sono andata via sono stata felice. Perché? La politica, e qui torno al discorso che faceva Maria Rosa, del fatto che è politico il discorso, la politica non ha accolto la battaglia delle donne. Le donne si sono fatte largo, sono riuscite a parlare, eccetera, ma è stata una battaglia tutta loro, non è stata una accettazione del mondo politico, della presenza del soggetto donna. Per cui questo passo da Lumaca ha creato l'idea che forse ancora si può tornare indietro, mentre se fosse successo che d'improvviso l'eguaglianza diventava eguaglianza, non so come dire, certamente non sarebbe. Quindi la cosa che manca in questo libro, se vogliamo, è un paragone con paesi dove il livello di discriminazione nei confronti delle donne è meno presente. Cioè, mi piacerebbe sapere che cosa succede paesi dove le donne già da tanto tempo governano, sono quasi stigie, non può essere una donna presidente della Repubblica, perché mai? Nessuno me lo dice. Tra le risposte individuali ve ne cito una per divertimento, che non so se l'avete visto, c'è un video su YouTube di una
comica che si chiama Michela Giraud, o Giraud, non so come si pronuncia, non la conosco, che è divertente perché lei dice: mi è arrivato di tutto, che sono una comica delle casalinghe, non immaginavo che questo fosse un dispregiativo, e mi accusano di qualsiasi cosa, eccetera. A un certo punto mi arriva che io faccio schifo. E dice: ma io faccio schifo? Ma sì, faccio schifo! Ma quanto è bello fare schifo! Però dico a questi stronzi che io, oltre a fare schifo, ho anche tanti altri difetti. Benissimo, che cosa. E quindi ve lo volevo dire. E più o meno, insomma, penso che la questione sia a questo punto di capire come, dunque, sulla carta, ecco, la questione del reato. In realtà in Italia c'è soltanto l'articolo 600, non so più che 600, l'articolo del codice penale contro il revenge porn, mentre in Germania c'è una legge che impone la rimozione dei contenuti entro 24 ore. Se ciò non viene fatto, c'è una multa di 5 milioni. Senza... Però non c'è una definizione di che cos'è odio, non c'è una definizione di che cosa, in quanto arriva l'illegalità. E questo è l'elemento per cui io dico: è molto difficile questa questione, e però è sul piatto della discussione. E con questo. Grazie mille, molto puntuale, puntuta. E adesso Mirella Ferri, ho perso una battuta, ma ho molto apprezzato tutti e due gli interventi che mi hanno preceduto, ho perso l'ultima battuta, però ho molto apprezzato gli interventi che hanno detto anche molto, moltissimo, ma volevo ricollegarmi a quello che dicevo un momento prima, che mi sembrava molto interessante, questo della discriminazione che è ancora in atto e che sembra possibile che tutti credono: vabbè, adesso le prendiamo a parolacce e le rimandiamo indietro. E questo, infatti, io ho apprezzato questo libro, non solo perché devo completamente avvicinare il microfono. Lo prendo dalla base? Ok. Faccio qui un tavolo di rotta, sono fatto uno studio. Grazie. Senti, va bene così? Sì, sì. Allora, dicevo, ho apprezzato molto gli interventi che mi hanno preceduto, ma in particolare in questo video la riflessione sulla... Mi senti? Controllo... Okay. La riflessione... Se decide un secondo, infatti. Ecco, non è tutto bello. La discriminazione che mi sembra... Che perché questo libro, diciamo, va oltre un po' il tema che ha affrontato. Secondo me è importante, è molto bello che vada letto, consigliato dalle amiche, a tutti gli amici, a tutti quelli che non ci sono, perché deve essere letto, perché è un libro importante, perché mette l'accento proprio su quello che diceva prima Tia, cioè sul tema della discriminazione femminile. Secondo me è importantissimo. Allora, qui, per discrezione dalle nostre amiche, le parolacce non sono state citate, però io qualcuna le voglio dire, perché loro sono state molto ben educate, io le dico: traditrice della patria, sei una demente di merda, sfigata, vecchia, zoccola isterica, cessa, meriti di morire. Questi sono alcuni delle, come dire, delle simpatiche, dei simpatici epiteti che sono stati rivolti sul proprio che loro hanno raccolto. Poi se ne volete altri, ce ne sono qua in copertina, ce ne sono tantissimi. E il pregio di questo libro, che vi dicevo che fa appunto travalica il fatto specifico degli attacchi sul blog, è intanto che non si occupa delle, solo le cita, però insomma le sorgula, delle giornaliste famose. Le giornaliste famose le conoscete, giornaliste, scusate, anche politiche famose, dalla Boldrini alla, dunque, dice, la Vignardi, la Lucarelli, la Murgia, che sono state, sono giornaliste che sono state fatte oggetto di pesanti attacchi. Secondo me loro fanno benissimo, insomma, per dire anche pratici, perché devono scegliere una linea di spiegazione, a non occuparsene troppo, perché nel senso che occuparsi delle giornaliste, delle donne, della Boldrini, per esempio, poteva indurre in alcuni equivoci. Uno può dire: queste sono famose, hanno un loro ruolo, possono riscuotere più o meno simpatie, perché è lecito, certo, queste epiteti non si dicono a nessuno, però insomma, come dire,
invece loro ci portano su un terreno, adesso non lo ripeto perché ce l'hanno raccontato le nostre amiche che ci hanno preceduto, ma insomma ci portano su un terreno, secondo me, per noi sconosciuto. Infatti quando loro dicevano io questo non lo sapevo, ma non sapeva nessuno, lo sapete solo voi, e per fortuna ce lo avete raccontato, ce lo state raccontando, spero che ce lo racconterete ancora, con una documentazione che deve essere sempre ricordata, no? Sono cose che nessuno conosceva, perché io non leggo certo il Corriere di Napoli, che ne so, il supplemento della Gazzetta di Parma e così via, che prendono di mira proprio delle donne. Allora, da fastidio, primo, il connubio donna giornalista. Secondo, da fastidio, donna giornalista inchiestista, che affronta dei temi che sono il potere. Certo. Il potere, quindi c'è la mafia, l'immigrazione, il lavoro. E questi odiatori del web prendono di petto proprio le donne che si occupano di questi temi. Quindi ci sono i mafiosi, perché ci sono gli uomini che fanno i loro interessi, come direbbero i mafiosi, fanno interesse a dire che queste sono le verità. Però ci sono anche degli odiatori in astratto, perché gli dà fastidio semplicemente che siano delle donne che prendano il potere, appunto arriva qui il tema della discriminazione, prendono il potere della parola per dare delle manganellate, delle botte, portarli anche agli arresti, perché le chiese servono anche a questo, a delle persone che agiscono fuori legge o che sono appunto che non sono impugnabili e così via. Quindi diciamo, un pregio del libro, aver scelto questo humus femminile di parole, che però intanto non solo non è conosciuto, che questo va bene, ma anche un humus che sono donne che lavorano contro e che danno molto ma molto fastidio, perché sono donne che prendono il potere di dire la loro e di dare contro. Quelli che li odiano possono essere anche altre donne, ci sono anche le donne della mafia, però sono soprattutto anche altri uomini. E quindi questi sono i due pregi del libro. Terzo pregio, essendo l'ultima, poi mi tocca l'onere e l'onore di essere di fare un po' di sintesi. Terzo elemento è anche quello che chi attaccano gli operatori. Attaccano, questo è già stato detto, ma mi fa piacere ripeterlo, il sesso, la sessualità, quindi queste sfigata, vecchia, zoccola, eccetera, queste sono attacchi al corpo delle donne, no? Zoccola, così via. Sono attacchi al corpo delle donne e attaccano anche le donne che, appunto, come vi dicevo prima, cercano di avere potere. E qui ci ricolleghiamo alla discriminazione di cui parlavamo prima: non si accetta, non dico una donna presidente della Repubblica, ma non si accetta che una donna cerchi di avere un potere, il potere di far saltare gli accordi di mafia, per esempio. Perché dicevo che questo libro è importante e travalica anche il limite del suo stesso argomento, nel senso ci sono degli odiatori sul web che poi possono avere delle pesanti conseguenze anche nella vita delle persone, però insomma quello è l'ambito. No, secondo me questo libro travalica anche il suo stesso appunto argomento, e per questo è importante. Ne faccio solo un esempio che è molto semplice, molto banale. Insomma, ieri sera assistevo a un dibattito televisivo in cui si diceva: guarda, qui hanno nominato tre donne ai RAI, e quindi, ma queste tre donne sono la foglia di fico per i politici, dicono abbiamo nominato tre donne così nessuno ci rompe le scatole, oppure sono tre donne che vanno, eccetera. Questo argomento a noi in questo senso non ci interessa, poi ne parliamo un'altra riunione. Però mi interessa che c'era la risposta di una donna, insomma abbastanza nota e così via, che diceva: ma chi se ne importa di questa storia degli uomini e delle donne, io voglio che vengano nominate le persone per via della qualità. Questo lo diciamo, ecco, appunto, però l'hanno detto ieri sera, non l'hanno detto 10 anni fa, l'hanno detto solo ieri sera alle ore 9:30, quindi insomma non è tanto tempo fa. Allora invece questo libro ci fa vedere, e però è una testimonianza che va continuamente ripetuta e ribadita e così via, e
ci fa vedere che invece non è così, perché c'è un club, chiamiamolo in questo modo, di odiatori che se la prendono proprio con le donne. Allora, quindi questo libro, come dire, sconfessa quello che diceva ieri sera questa nota avvocata. Cioè, nel senso che non è vero che una donna, va bene una donna purché sia libertà, figuriamoci, e sono perfettamente d'accordo, non tutte le donne sono eccelse, ma ci vogliono delle donne di qualità. Però le donne di qualità passano sempre in secondo ordine e tutti le trascurano e tutti le mettono ai margini, perché alla donna gli si toglie, cioè c'è sempre qualcosa che non va. Ma vi faccio solo un esempio così ci capiamo. Anche noi donne lo facciamo nei confronti delle donne. Io faccio parte di un gruppo che si chiama Controparola, in cui ci sono note scrittrici, giornaliste, eccetera. Allora, tra queste la più nota ovviamente è Dacia Maraini. Dacia ha fatto un articolo sul Corriere della Sera, ma parlo di 2 mesi fa, in cui proponeva il nome di una presidente donna e proponeva la Cartabia, che insomma, diciamo, una donna di sicura e grande qualità. Bene, allora ogni volta che qualcuno attacca la Cartabia, noi abbiamo il nostro WhatsApp, arriva una di noi che dice: oddio, hanno attaccato la Cartabia. Ma scusate, non volete che attaccano la Cartabia? Cioè, noi stesse abbiamo paura che qualcuno tolga qualcosa, cioè non siamo. Allora io rispondo e dico: ma è una lotta politica, quindi è chiaro che attaccano la Cartabia. Cioè, capite quello che voglio dire? Noi stesse ci spaventiamo appena una donna viene tolto un pezzettino. Se attaccano per lo suo se attaccano la Cartabia, tu c'hai paura che quella tua candidata non sia all'altezza di quella cosa lì per cui tu la proponi. Se proponevi un uomo non avevi questo stesso timore, sto dicendo. Quindi è come dire, noi stessi, non so se sono stata chiara, noi stessi ci spaventiamo, ma quella fa parte, cioè è una lotta politica, quindi è chiaro che uno dice che lei ha, che ne so, c'ha gli occhi da miscelesso, che ne so, qualcosa di genere. Ecco, allora noi stessi ci spaventiamo di questo. E questo libro che noi abbiamo, che io vi consiglio appunto di leggere per chi non l'ha letto, va al di là, perché dimostra che gli odiatori odiano proprio le donne che non sono né famose, non sono né celebri, ma invece sono quelli che fanno proprio le cose. E quindi questo mi sembra assolutamente fondamentale. Un altro elemento che invece vorrei sottolineare, che mi sembra importantissimo: chi sono i mandanti degli odiatori del web? Ecco, allora io non credo che gli odiatori del web siano dei ragazzi, sono anche questo, un sedicenne che si sveglia la mattina e ce l'ha con le donne, eccetera, o un, che ne so, un tizio, eccetera. Io credo che esiste un'opinione pubblica che per anni ha spinto il pedale su questo. E quando Lia dice parla di discriminazione, quindi di possibilità che le donne tornino indietro, è stata perché ci sono stati un sacco di parecchi politici che spingono il pedale su questo. E io faccio subito i nomi, in parte ci sono nel vostro libro, in parte non ci sono. Si chiamano Salvini, si chiamano Grillo, che per anni, pensate alle offese, e poi c'è tutta una serie a ricasco di politici minori. E che io non, adesso non, insomma, di politici veneti, di politici, ma di tutto, sono ma non me ne ricordo, figurati, che hanno detto e dicono, continuano a dire delle cose tremende sul web, e loro sono i maestri di questi odiatori, ricordiamocelo, sono i maestri. Ricordatevi, adesso invece faccio caso che vi ricordate bene, ricordate cosa ha detto Salvini contro Carola Rackete? Ecco, allora quando tu dici quelle cose su contro Carola Rackete, poi le dici anche sulle, contro le giornaliste che sono le loro eroine, o loro ansiere, chiamiamole così, di un discorso libero. Ecco, quindi ricordiamoci che i politici fanno molto a scuola, e Salvini quelle cose che ha detto contro la Rackete non le diceva, diciamo, in comunicati stampa, ma le diceva in televisione. Per cui traccia e Grillo pure. Quindi io ne cito due perché così me li
ricordo di altri, cioè ce ne sono infiniti, infiniti di politici, diciamo anche di, chiamiamoli così, di seconda fila, che saranno almeno 15 anni, che hanno ripreso questo discorso, e questi odiatori non saranno tutti degli imitatori, ma molti, molti seguono la linea dei loro cattivi maestri. E quindi questo libro è ancora più importante, perché ci fa capire il problema generale proprio delle donne e dell'antifemminismo che esiste, e che quindi esiste nei confronti delle donne. Quando io ho dibattito di ieri sera, voleva dire che c'era una preclusione e un discorso contro le donne a priori, era il contrario di quello che dicevano loro. Loro avevano una preclusione a priori contro le donne. Non è vero che sì, le donne sono, certo, sono maggiori, ma quello che dicevano loro è che questo libro ti fa verificare che c'è una preclusione a priori contro le donne. Poi che ci sono dei mandanti nei confronti di questi autori, questo è un giudizio naturalmente, che sono appunto, come ho detto, questi non celebri, e poi che esistono molte donne che non vengono sopportate proprio perché sono brave, esperte e intelligenti. Bene, io vorrei invitare qualcuno, io penso che siamo persone che ci conosciamo tutte, però insomma, qualche opinione, e in particolare, mi diceva Maria Rosa, le autrici, si devono esprimere. Io veramente non so bene cosa dire, perché avete detto tante cose voi, e anche cose, cioè, è bello sentire parlare del classe, ricordandoci cose, poi sappiamo di aver messo un po', le avete trovate voi, quindi sono veramente grata di questa lettura così approfondita che avete fatto. No, io veramente pochissime cose voglio dire. Quello che noi abbiamo cercato di fare è analizzare questo cortocircuito che secondo noi chiaramente emerge sia dalle analisi di Vox, Osservatorio Diritti, sui Twitter, che dalla realtà delle giornaliste, cioè c'è un cortocircuito tra l'imporsi sempre di più nella sfera pubblica, sulla scena pubblica, delle donne che hanno delle competenze, che non solo che lavorano contro, come diceva Mirella, ma proprio che lavorano e basta, e che si manifestano in un ruolo che non è quello tradizionale, no? Quindi di professioniste, che siano giornaliste, ma non solo. E questo si scontra, diciamo, ancora con una visione molto stereotipica, molto patriarcale, che non le vede di buon occhio in quella posizione, e questa cosa è innescata sulla rivoluzione del mondo digitale, che è una specie di amplificatore formidabile, a volte, diciamo, con delle funzioni positive, ma invece a volte con un amplificatore paradossalmente di stereotipi antichissimi. Quindi è come se riemergesse, no, dal web, dai social network, proprio la libertà di esprimersi in un modo dove neanche al bar ormai tendenzialmente uno si esprime più, no, un po' si vergogna. Quindi c'è questo paradigma che riemerge e poi che viene utilizzato, però non in modo poi ingenuo, perché dietro appunto ci sono dei mandanti, come diceva Mirella giustamente. I mandanti sono la bestia di Salvini, no? A cui fa comodo utilizzare certi modelli, certi schemi per colpire, in questo caso, le donne, cioè le giornaliste o le politiche, perché poi in realtà quest'anno, per esempio, rifacciamo insieme al vostro osservatorio dei diritti il monitoraggio di Twitter per vedere appunto quali sono le categorie più colpite. Le donne sono sempre le più colpite, perché in realtà variano da un anno all'altro. Un anno al secondo posto ci sono i migranti, oppure c'è l'antisemitismo, oppure, ma le donne stanno sempre
a Cina, proprio questo nome. Cioè, quindi no, è un discorso che analizza Twitter sulla base di una classificazione, quindi è stabilita a priori, di minoranze, ma le donne non sono una minoranza, quindi no, è stupefacente questa continuità. E quindi ci sono, diciamo, i mandanti, che sono i politici, che utilizzano certe, i politici, ma anche i giornalisti, perché ci sono anche dei giornali che amano la comunicazione polarizzata e che utilizzano, per esempio, il loro social network per fare, diciamo, quel cosiddetto traffico, come dire, anche un po' volgare, no? Mettendo foto magari di donne o politiche un po' ridicole, innescando meccanismi di commento anche pesanti. E poi uno dei mandanti è Facebook, per esempio, i social network. L'abbiamo imparato recentemente quando un ex dipendente di Facebook ha rivelato che il business di Facebook è proprio basato sull'odio, sulla polarizzazione della comunicazione e sulla moltiplicazione della, come dire, di quel meccanismo di gratificazione che la comunicazione sul web ti dà nel momento in cui tu scrivi una cosa e hai tanti che ti seguono e la retweetano e la rimbalzano. Quindi sono due meccanismi che si incrociano e che noi abbiamo analizzato concentrandoci in particolar modo sulla categoria che mi interessava, che era quella delle giornaliste, però ripeto, può valere per le politiche. La storia della Boldrini, diciamo, è un caso che è visto di molto, molto nota, vale per tutte quelle donne che... Il capitane delle navi, ma anche le scienziate o anche le donne dello spettacolo, tutte, no? A turno sono vittime di questo meccanismo che per colpirle le colpisce soprattutto nel loro essere donna, cioè il fatto di essere una donna è sempre uno svantaggio, no? È sempre considerato un aggravante che giustifica quel tipo di linguaggio e quel tipo di comunicazione. Ecco, mi sorprendeva nella cosa che dicevi a proposito del tuo blog che hai dovuto chiudere, ma non c'era nessuna moderazione? Sì, la cosa aggravante è che già il giornale filtrava, però quello che comunque veniva fuori era una cosa che io non riuscivo. Perché per esempio per fare nomi, il Fatto Quotidiano è un giornale che su questo tipo di comunicazione un po' polarizzata ci lascia un pochino. Quindi nel senso che se guardi, io ho seguito un po', appunto, perché c'è sì, volevo essere moderato. Sì, nel senso che ho seguito un po' appunto profili anche di giornalisti, di giornali così, e a volte ti chiedi come sia possibile che vengano lasciati certi commenti, perché poi questo esiste appunto quel meccanismo di rimbalzo pro contro, sempre verso il peggio, che purtroppo, diciamo, è il paradigma di questo tipo di comunicazione. E quindi tra non fare quasi nulla e fare come ha fatto appunto Nunzia Vallini, che ha deciso di uscire da quel tipo di comunicazione perché non vuoi essere tu veicolo come testata, come giornale o come giornalista che ha una sua reputazione di quel tipo di comunicazione, bisognerebbe trovare una via di mezzo che non è assolutamente facile, così come dovrebbero fare i politici naturalmente, però appunto quelli che ci marciano insomma, quindi non funziona così. Sulle domande che cosa bisogna fare, prendo la parola a lei, anche perché riduce da, sì, da una cosa che... Io per parlare della seconda puntata, ma molto brevemente, perché sennò devo ringraziarvi molto, non solo per l'attenzione con cui avete letto il nostro lavoro, per la,
la gentilezza che è, ma per le idee in più, nel senso che ascoltarvi ci ha raccontato delle storie che noi non avevamo magari o pensato o focalizzato in quel modo. Non soltanto il pozzo, non soltanto Natalia Ghesmo, non è solo, ma è anche quello, cioè il fatto che ci sia, che il libro stia camminando con le sue gambe e ci siano dei rimandi, dei ragionamenti, delle riflessioni possibili che si allargano molto più di quanto noi non avevamo pensato. Che è quello che il libro deve fare. Ora io dicevo, prendo la parola per la seconda puntata, e la seconda puntata è: quel libro ci serviva come un ancoraggio. Noi siamo arrivati con questa inchiesta fin qui. Adesso bisogna andare oltre. Come? Incominciando a lavorarci. Come? In parte così, nel senso che facendolo viaggiare sulle idee delle altre persone, ma facendolo viaggiare anche nei luoghi dove c'è la formazione. Quindi siamo molto contente del fatto che nelle università ci invitano a parlare, perché sicuramente non è un problema dei giovanissimi, è un problema di una umanità in lockdown davanti al computer che sfoga se stesso, perché tra le cose che non avete citato c'è la collega che dice: se sono così cattivi con me, come si comportano con la moglie o con la fidanzata? Che, cioè, come si passa dal virtuale al reale, perché poi questo è il passaggio. Comunque sia, nonostante gli odiatori abbiano tutte le età, e cominciare a lavorare, a ragionare, a discutere nelle scuole è un passaggio fondamentale, perché tutti quelli che non lo fanno perché sono la bestia o sono comunque intuppati in organizzazioni, ma lo fanno perché così fanno tutti, hanno magari il modo di rifletterci un attimo e di imparare a non odiare, che è una cosa antica. L'altro passaggio è quello politico, e diceva appunto, mi dava la parola su questo, perché io in realtà in questo momento sono reduce dall'altro palazzo, nel senso che abbiamo avuto l'audizione nella commissione segre, che era per noi un passaggio indispensabile, nel senso che dobbiamo parlare alla politica. Siamo state insieme audite alla commissione antimafia, perché la commissione antimafia ha al suo interno un comitato, un gruppo di lavoro per i giornalisti minacciati. Hanno voluto sentirci, ovviamente in quel caso era soprattutto il caso di Mastro Giovanni, più sensibile, cioè quelli più legati alla minaccia. Stasera invece, ragionando con la commissione segre, l'interesse era: voi, dato che il dibattito in commissione è come si ferma, come si censura in qualche modo, come si limita la libertà d'espressione, la cosa era: sentiamo le protagoniste, le giornaliste che dicono che non va limitata la libertà d'espressione, ma si deve lavorare sul terreno culturale. E poi bisogna far applicare le leggi, perché l'altra questione, appunto, UNESCO, OSS, eccetera, dicono che bisogna formare il Manifesto di Venezia, formare i giornalisti, questo è un compito interno alla categoria, ma formare le forze dell'ordine, formare la magistratura, perché le denunce non finiscano sempre in archivio, cioè nel cestino, è indispensabile, altrimenti non c'è mai la pena che c'è per tutti gli altri reati, cioè senza modificare le leggi, utilizzando quelle che ci sono, però vanno utilizzate. Accennava l'ultimo passaggio, non hai dato però l'appuntamento: noi stiamo per presentare la nuova mappa dell'intolleranza lunedì prossimo. E l'altro dato, non l'hai scalettato, di tutte le professioni che Paola ora ha citato, c'è l'indagine, cioè relativamente all'indagine del 2020 che riguardava le giornaliste all'interno dell'universo delle donne. Ora, all'interno dell'universo delle donne, abbiamo cercato di capire politiche, giornaliste, scienziate mediche, si parlava del lockdown e del Covid,
imprenditrice, donne di spettacolo, quanto sono odiate le donne che fanno lavori da uomo. Politiche prima e giornaliste seconda. E le altre dopo. E la cosa, devo dire, non... è stata anche molto una sorpresa, noi ci aspettavamo che le mediche, le scienziate, eccetera, e invece assolutamente le distacchiamo, continuiamo a essere tranquillamente odiati. Ma perché comunque sono anche sempre, cioè, un altro, scusami, cioè, un altro dei discorsi. un altro delle cose che voi avete giustamente sottolineato è questa questione della visibilità delle competenze femminili, per cui nei giornali ci sono poche donne, si fanno parlare poco le donne, le esperte scompaiono, e questo è certamente uno degli elementi contro cui noi come associazione lavoriamo, ma in generale si dice che più sono presenti, più sono visibili, più se ne valorizza il ruolo, più, diciamo, lo stereotipo dovrebbe, no, in teoria, decadere, smontarsi. E questo però, diciamo, si è dimostrato che durante questo anno di pandemia, questo l'ha certificato il Global Media Monitoring Project, che analizza ogni 5 anni i giornali, no, per vedere quanto parlano di donne, come parlano di donne in tutto il mondo. L'ultima analisi del 2020, per quanto riguarda l'Italia, le esperte donne sono sparite apparentemente dai giornali, anche se ogni tanto ne vediamo qualcuna, no? Ilaria Capua piuttosto che Antonella Viola, ecco, se poi se per caso quel giorno lì non si sono capitate, quelle due sono scomparse. Quindi c'è proprio questo problema, diciamo, di invisibilità, nonostante in realtà nella vita reale, nella società, la presenza femminile sia nel settore della scienza, della medicina, anche del giornalismo, siamo quasi ormai al 50%, no? Però se continuiamo a non farle vedere, sono apprezzati che la gruppa è anche spesso donne rispetto perché lei non sia la mia passione, devo riconoscere che su questo. Questa è la sua cultura. Sì. Io concludevo, visto che mi ha interrotto, concludevo con i saluti e i ringraziamenti. Questa era sempre crediti. Davvero, grazie davvero. Va bene, grazie a voi che avete fatto il saluto. Non è che ho molto da dire. Non ho molto da dire. Volevo dire che in questo libro non l'ho preso, naturalmente adesso l'ho preso, ma mi fa molto piacere. Il libro che noi registriamo tutto, quindi non credere di scantare. Ecco, io sono abbastanza stupita di questo quadro, cioè questo quadro che voi avete fatto, stupita. Sbagliato. Insomma, voglio dire, io ho fatto l'esperienza, ho fatto la giornalista, sono stato un'inviata di un grande giornale per fortuna, e quando ho cominciato a farlo non c'erano altre donne. Io sono entrata nella redazione dove non c'era il cesso delle donne, c'era un unico cesso che era per tutti i maschi e anche per me quando entravo. Naturalmente il cesso era tutto sporco, le porte erano sempre aperte. Io entravo e per difendermi da queste cose, proprio perché non ero interessata, entravo cantando, e così che almeno loro chiudessero la porta. E ho fatto di tutto, ho fatto la mafia, la malavita, cioè la cosa più importante della mia vita, se io faccio un resumé, è la l'attualità e quindi la cronaca nera. E quindi sono andata dappertutto, sono andata in borgata, sono andata, ho fatto la mafia, ho fatto la malavita, ho fatto di tutto. Però devo dire che io non sono mai stata aggredita, cioè non mi è mai successo che mi hanno trattato male. Era un'altra. Scusa, cosa hai detto? Perché ero una. Ed era proprio un'altra epoca, per cui io ero una che appariva, mi ricordo una volta a Napoli con non so quale fatto, erano tutti i colleghi da tutte le parti così,
eravamo al ristorante, abbiamo il conto, c'erano portati, eravamo 22 persone, io ero l'unica donna nel 22. Quindi la reazione alla giornalista donna era o di indifferenza oppure di generosità maschile. Cioè, di paternalistica eccezionale. Ecco, di paternalistica eccezionale. Mi ricordo che appena cominciai proprio con il direttore, con non era Ronchetti, Levi, andammo a pranzo con Spadolini, che poi sarebbe diventato, allora era semplicemente un giornalista di altissimo. E io ero lì a Mutolitta, proprio una stronza, non avevo niente da dire, non diceva niente, parlavano loro. Non so intimidita. Intimidita. Non so perché poi lei mi portò, non so, forse mi ha preso un cane. E io stavo zitta così, poi forse ho detto qualche cosa, un commento, ma... E allora Spadolini dice, com'è impertinente questa cosa. Io ho detto una stronzata, ma ci dico intimidita anche da questi personaggi. Vabbè, insomma, non avevo niente da dire. Perché il mondo che voi raccontate, che stiamo vivendo, è un mondo che è diventato così. È diventato. La cosa. C'è qualcun altro? No, mi veniva Bellissima. In realtà le donne che vengono attaccate sui giornali, ma non soltanto, tipo la Boldrini, succede, avviene quando, cioè si attirano dietro gli odiatori quando trattano i temi del femminismo, il linguaggio di genere, il linguaggio di genere, la Boldrini, la Murgia che parla degli stereotipi, cioè quando loro, queste giornaliste o queste donne a vario titolo parlano, affrontano i temi del femminismo tradizionale, diciamo, su questo vengono attaccate in maniera violentissima, perché togliamocelo, perché cioè, la risposta dove sta? Poi chiaramente c'è la madre, la migrazione, che sono altri temi, però questo in modo particolare è uno che scatena molto molto così, perché l'avete registrato. Quindi anche questo è un tema che bisogna interrogarsi, no? Dovremmo parlare di, cioè tu, ecco, vedi, hai parlato dell'impertinente, quel giorno avessi detto qualcosa, me ne sono ricordata perché anch'io un paio di riunioni ero col tuo Macaluso e con altri, io mi sentivo, sì, col tuo Macaluso che era il suo direttore, e altri, io mi sono permessa di dire un'opinione, cioè gli hanno trattato come se stessi dicendo corbellerie terrificanti, ecco questo. No, ma io poi lo adoravo, a me piaceva con la politica super particolare, anche sì, no, ma io ero un grande qui abbiamo una siciliana, due siamo le siciliane, siamo due. Va bene, questo è un argomento in cui veramente bisognerebbe fare un'altra puntata. Questo è un altro, cioè questo è un altro. Io molto presente. Scusate. Allora, l'altro pezzettino, dunque, ho detto dell'università e del Parlamento, in realtà c'è anche l'estero. L'estero. L'altro luogo dove siamo state e siamo state molto contente di essere è stato Lugano, il Festival sui diritti civili, perché siamo entrate in un luogo in cui l'Europa raccontava dei temi. Noi eravamo a raccontare l'inchiesta che avevamo fatto sull'Italia, l'Ocse raccontava l'inchiesta per immagini, un film, in Svizzera raccontavano di sé. Quindi, come questi problemi avversi sono anche negli altri paesi. Sono tal quali, infatti la denuncia dell'UNESCO, la denuncia dell'OSCE, sono sullo stesso fronte.
e parlano cosa che non è successa nel focus che abbiamo fatto noi, dove non è venuto fuori il fatto che ci fosse un odio alle giornaliste perché trattavano temi femminili, mentre Boldrini viene attaccata per il linguaggio, le giornaliste noi non abbiamo intercettato questo. A livello internazionale invece sì, e molto, tanto che un 20% degli attacchi che ci sono a livello internazionale sono di questo, anche per le noi ce li avete focalizzati. Cioè io l'ho notato per tutte le volte che la Murgia o tutte quelle che lavorano nel suo gruppo. C'è un microfono. Sì, no, vai, scrivano un articolo, poi andate a vedere i commenti, cioè si scatenano di la violenza. Ormai sei su Twitter, su Instagram, sui giornali, sono veramente fuori qua. Quando trattano questi temi, perché la Murgia c'è, no? Certo. E quell'altra, come si chiama? Insomma, sono un paio di scrittrici, giornalisti, esatto, Chiara Valerio e altre. Perché, ad esempio, la sera c'è. No, che la palestinese. Allora, no, sì, è la giura algebrale. Per esempio, mentre invece la Chiara Saraceno no, ma la invece la ministra del lavoro, l'ex ministra della Europa, lei viene sempre messa dalla materia. La Fornero. Lei viene attaccata costantemente per quale motivo? Allora lui le ragioni, le motivazioni, lei non parla di argomenti femminili, femministi, però viene attaccata perché è stata una donna di potere che ha fatto delle cose scomode, non lo so, cioè ha fatto cose molto scomode, poco popolari, molto anti, praticamente queste, comunque gli argomenti femministi sono veramente quelli che scatenano. La questione del linguaggio è tutto facente. Sì, ma tu pensa, ad esempio, l'articolo che è stato scritto, vi ricordate, a Sanremo, con la direttrice d'orchestra, sì, no, cioè, capito? Su quell'argomento lì si è scatenato il mondo intero, direttrice e direttora, no? Quindi... ma sì, ma perché in campo c'è la questione della... culture, no? Cioè la cultura che vuole, come dire, riflettere e modificare le stratificazioni sessiste, razziste, eccetera, che sono presenti nel linguaggio e sono presenti. Ma infatti, questo ogni volta scatenano grossissime reazioni di odiatori. Però io volevo dire, io mi sentendo che non sono stata mai oggetto di cose, perché lo scrivo tanto e non mi permetto, ecco, perché io mi difendo. Io consiglierei a tutti, non si deve rispondere, mai. No, non è proprio. Io sarei dell'idea di non rispondere mai. Perché dopo uno, due, tre, quattro, basta. Io ho trovato uno, poi gli altri li devo portare il giorno 27 per il giorno. No, nel senso che riprendo il campo vendita. Va bene, ci vediamo ancora, dici tu, no? Prima di giornalmente, ti faccio uno, me la dovete per forza perché devo studiare.